Vorrei provare anche a dare un contributo ringraziando i compagni di Solufra e il compagno Giordano per aver presentato questa interrogazione, perché la vicenda è una vicenda a dir poco inaudita. Lo dico con grande chiarezza, noi non siamo per la via giudiziaria al socialismo. Pensiamo che la magistratura debba fare il suo corso, ma pensiamo nello stesso tempo che le istituzioni tutte debbano essere considerate una cosa seria, e chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di farlo rispettando in primo luogo i cittadini. E la vicenda nel merito e nel merito va in tutt'altra direzione, perché è vero, in politica un movevo io è una cosa che non si nega a nessuno, ma quel movevo io in quella circostanza è grave. È grave perché significava spostare un uomo a servizio delle istituzioni che provava a tutelare i cittadini di quella zona come quelli di una regione avvelenata sotto ogni punto di vista, significava prendere un pezzo dello Stato e spostarlo, perché quel pezzo dello Stato faceva lo Stato in, scusate il gioco di parole, in uno Stato dove talvolta c'è l'antistato che si sostituisce allo Stato stesso. Questo è l'aspetto più grave di questa vicenda. Ed è anche vero che in una regione come questa, dove è il governatore che considera le norme una sorta di organetto che viene suonato a proprio piacimento, anche una vicenda come questa può sembrare, può passare in secondo piano, ma non è così. Le istituzioni, come dicevo all'inizio, necessitano di essere rappresentate con grande dignità. I padri costituenti, quando scrissero la Costituzione che stanno provando in queste ore a stravolgere, decisero di definire coloro i quali rappresentavano le istituzioni onorevoli, utilizzando un termine biblico, perché coloro i quali rappresentano le istituzioni lo devono fare con onore. In questa vicenda di onore, che nulla ha a che vedere con le vicende giudiziarie che dovranno fare il proprio corso, è una cosa che non è all'atere, ma non è per niente presa in considerazione. E la scopa De Luca, De Luca dovrebbe avere la dignità di mettersi per il modo con il quale loro pensano di rappresentare la cosa pubblica come se fosse casa propria e cosa propria. Questo è quello che chiede Sinistra Italiana, sapendo anche che in questo paese le dimissioni sono una cosa che in pochi hanno il coraggio di fare. L'ultimo che si è dimesso in Italia, però è la città del Vaticano, era Papa Ratzinger, per una cosa molto più seria. E talvolta, quando un papa come Ratzinger si dimette, è anche la fortuna di trovare un Papa Francesco che mette al centro del proprio agire politico gli ultimi. Forse questo è un suggerimento che vediamo da un lato a Vincenzo Presidente, dall'altro a Vincenzo capo dell'Osservatore, perché potrebbe essere un fatto positivo per questa regione. Anche perché noi parliamo di osservatorio dei rifiuti e sappiamo bene cosa ha significato e cosa significa in questa vicenda l'annosa questione
rifiuti che da troppi anni continua ad essere una emergenza, perché per molti l'emergenza è quando l'immondizia arriva al terzo piano, ma parliamo ancora di emergenza, perché la regione Campania continua ad avere un grande primato, quello di non avere un ciclo integrato vero di rifiuti. Prima con Bassolino i rifiuti venivano portati in Germania con i treni, oggi si utilizza una cosa forse più romantica, che sono le navi che li portano in Olanda, ma si continua a non affrontare in modo serio una questione di rilevanza per i cittadini della Campania, coloro i quali pensano di gestire la cosa pubblica come cosa propria o casa propria, non penso che possano osservare in modo obiettivo una vicenda così importante per questa regione. Si discarica questo.